Le partite dell'ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti SPA, Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli, Pizzeria al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone. Coprivez, un'azienda viva, versatile e protagonista da più di mezzo secolo nel settore dei materiali edili da costruzione, pavimentazioni per esterni, rivestimenti in pietra ricostruita e naturale, ferramenta, utensileria, pitture, impregnanti, fai da te, legno da ardere e pellet. Marco Coprivez opera a Trieste, Gorizia, Udine ed anche nella vicina Slovenia e in Austria. Associazione di promozione sociale Basket e Razza. Opera sul territorio regionale per il sostegno e la promozione dello sport locale dei giovani, anche integrato in particolar modo nella pallacanestro. Novati e Mio SRL, da oggi centro vendita e assistenza Peugeot. Vendita auto nuove e usate, officina elettrauto gommista, 100 revisioni, carrozzeria autorizzata e convenzionata con le principali assicurazioni. Monfalcone, via Colombo 13. Cari telespettatori, buonasera, telespettatori di Teleantenna, buonasera da parte di Alberto Pozenel che vi parla dalla Palestra Verde di Monfalcone, coadiuvato nella mia fatica dal carissimo tecnico Carol, ottimo tecnico Carol, per questa ABF Concordia Sagittaria che, diciamo così, vede le cantierine, ancora con un po' di speranza di raggiungere la zona playoff, anche se la classifica dice che Ponzano e Bolzano sono ancora molto distanti, e dall'altra parte una Concordia Sagittaria che, rincuorata dalla vittoria interna contro la Ginnastica Triestina, spera ancora di riagganciare appunto le triestine e magari qualcun'altra ed evitare la retrocessione diretta. Dunque, col numero, vediamo le rosse di Concordia col numero 5 Fanton, col numero 9 Pesetti, col numero 10 Marpino, col numero 13 Fagotto e col numero 20 Bressa. Per la BF di casa, Chiara Croce, Eva Battistel, Martina De Grassi. E dunque Deborah Vecchiette e Chiara Leone, coach dell'ABF, il signor Fabio Banello, coach questa sera da Michele Poletto, coach di Concordia Sagittaria, il signor Mario Bianchi di Sette. Battistel battezza la partita con un 2 su 2 dalla lunetta. E vediamo le rosse di Concordia al primo tentativo. Chiara Croce stava per commettere un'infrazione di passi. Sfrutta il blocco di Deborah, che poi viene imbeccata da Martina De Grassi. Martina De Grassi, finta, entrata, scarico su Deborah. No! E poi c'è una palla contesa. E la palla è rossa. Deborah Concordia Sagittaria che ha una discreta pattuglia di 99 e una 2000 che giocano con diciamo con l'UBC Udine, e poi fanno anche il campionato di B femminile con Concordia. Intanto un tentativo di Fanton che tocca appena la retina. Chiara Leone in palleggio.
non si capisce con De Grassi. Fanton in contropiede, poi Pesetti, poi la numero 10 Marpino, un piazzato della numero 13 Fagotto, di nuovo Marpino. E poi un altro tentativo infruttuoso. Dunque, Concordia è una squadra piuttosto giovane, quindi paga in termini di esperienza. Velocissima, velocissima Chiara Leone, che poi smista per De Grassi, che perde palla. Pesetti in palleggio. Sfrutta un blocco della numero 20 Bressan. Poi c'è un'altra sospensione di Fanton. Dunque, prime fasi che sono sempre di studio. Le squadre si studiano. Chiara Leone per Martina De Grassi. Infrazione di passi. Fanton. Per Pesetti. Alto tentativo da fuori di Fagotto, che prende il ferro, poi un errore di Marpino. Chiara Croce in palleggio, passaggio dietro la schiena per Leone, piazzato di Eva Battistel, no. E Eva commette fallo su Marpino. Riceve la numero 20 Bressan. Pesetti e Fagotto segna i primi due punti per la sua squadra. Leone primo cambio per l'ABF. Suster per De Grassi. Chiara Croce si libera e imbuca. Pesetti in palleggio all'angolo. Fagotto, tripla di Fagotto. Concordia in vantaggio 5-4. Croce, Debora, si libera Eva Battistel, va sul fondo, rientra, palla per Debora, giravolta e passi. Bisogna continuare a palleggiare, se no gli arbitri ti fischiano passi. 10 anni fa questo non sarebbe mai stato fischiato passi, oggi sì, perché il regolamento è cambiato. Bisogna continuare a palleggiare. Fanton. Fagotto. Fagotto di nuovo. From the corner. Concordia in vantaggio 8-4. Sotto per Suster.
solito colpo di bazooka di Schuster. Fanton, infrazione di passi anche in questo caso della numero 20 Bressan. Esce la 9 Pesetti, entra col numero 16 Bozza, Silvia Bozza. Fanton, primo fallo. Intanto è entrata anche Martina Rosati. Chiara Croce in palleggio. Prova la bomba. No. Rimbalzo di Schuster. Schuster che era completamente libera sotto canestro. C'è una palla semi persa, anzi proprio persa, perché la freccia indica possesso ABF. Martina Rosati in palleggio. Bozza che si è piazzata su Croce. Debora, passaggio nel tacco. Un passaggio piuttosto incomprensibile. Poi c'è un piazzato di Bressan e la palla è rossa. Passaggio piuttosto incomprensibile di Deborah Vecchiet. Alto tentativo di Fagotto che però non va. Croce commette palla accompagnata. ABF che è presa da un po' troppa foga in questi primi minuti. Pensava probabilmente di fare un boccone di Concordia e quindi sta giocando con una certa foga. Fanton, entrata intanto la numero 14 Lavaroni. E Schuster mostra la sua specialità, la stoppata sull'entrata di Marpino. Fagotto sempre da fuori. No. Croce, Rosati, lungo linea. Fallo di sfondamento sacrosanto. Martina Rosati non ci crede. Fa una faccia per dire ma m'hanno fischiato a me. Sì, è sfondamento. Lavaroni per Fanton, scivolamento Marpino piazza la bomba. Chiara Croce, no, rimbalzo di Fagotto. Fanton, ostacolata da Rosati. Anche Lavaroni tenta da tre. Ecco freccia bianca Rosati. Carica per Noemi, stoppata. Poca convinzione mi sembra da parte di Noemi. Noemi che non la vedo secondo lo standard che aveva abituato, non so, io la vedevo in un altro modo a Fogliano, più intraprendente, più veloce, ma per non essere un oggetto misterioso ancora. Rosati, l'arancia
sputata dal ferro. Triplo cambio per la BF. Un cambio alla Jim McGregor. Rosati in lunetta. Uno su due. In palleggio la numero 8, Salvador. Mismatch con la De Grassi. Lavaroni. Taglio di bozza. Rimessa dal fondo di Salvador. Lavaroni. Piazzato. Bel rimbalzo di nuovo. ABF non molto convincente in queste prime fasi. O è Concordia che si sta esprimendo a un livello alto per la sua classifica, o l'ABF non è ancora entrata in partita. Intanto Rosati subisce un altro fallo di entrata. Gli arbitri sono i signori Cotugno e Di Lenardo di Udine. E Cotugno, il primo arbitro, convince il suo collega che è rimessa laterale. Battistel. De Grassi. Scarico per Buiatti. Viene stoppata dalla numero 17, Alice Paul. Secondo me era rimessa rossa, ma posso aver visto male. Rosati subisce un altro fallo. Uno su due, per un totale di due liberi su quattro. Salvador, Marpino, raddoppio però, il pick and roll funziona con la 14, Lavaroni. E sul raddoppio ha visto molto bene che Lavaroni si era smarcata e l'ha servita astutamente. Altra inflazione di passi di Martina De Grassi, alla quale consiglierei di fare un po' più di allenamento su questa giravolta. Dunque, time out. Dunque, per quanto riguarda la classifica, Interclub Muggia guida la classifica con 32 punti, segue Ponzano 28, 26, Rivana 24, poi viene la BF 20, che deve assolutamente vincere questa sera per rimanere, per sperare di entrare in zona playoff. Montecchio Maggiore, Quinto Vicentino 18, poi Sarcedo e Padova 14, Oma Trieste, che ha fatto una notevole rimonta vincendo 5 delle ultime 6 partite con la gestione Yogan. E dunque Oma Trieste e Treviso, Nuova Pallacanestro Treviso 12, Ginnastica Triestina 6, Concordia 4.
rimessa di Lavaroni. Salvador. Peggio. Viene stoppata da Giulia. Quindi il ritorno di Giulia Furlan dopo l'infortunio delle ultime giornate della stagione scorsa e la maternità. Quindi vediamo con grande piacere il ritorno sul parquet di Giulia Furlan, la regina del parquet. Toniutti, 1-2. E il primo periodo si conclude con un punteggio bassissimo di 14-8 per Concordia. Tra l'altro l'ABF è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo di Quinto, dove ha vinto con il punteggio, oserei dire ridicolo, di 38-35, che è veramente un punteggio da mini basket. E ABF che aveva concluso il primo tempo segnando 29 punti e conducendo con 12 punti di vantaggio, e ha segnato in tutto il secondo tempo la pochezza di 9 punti. Non vorrei che con queste premesse anche la partita di questa sera si riduca a una partita dove si il contagocce. Speriamo di no. Comunque per il momento ABF che deve ancora entrare in partita e Concordia che sta facendo la sua partita onesta, tenendo conto che è l'ultima in classifica con 4 vittorie e con 2 vittorie e 16 sconfitte. Per cui è una squadra che sta, diciamo, facendo il suo compito questa sera contro una ABF che, diciamo così, non pervenuta. Salvador, Bozza, scivola canestro, stoppatona di Giulia. Chiara Croce in palleggio. Invito per Giulia che subisce fallo. Rimessa ABF. De Grassi sotto per Furlan e a segno Furlan e subisce anche fallo. Intanto rientra Defendi per la numero 16, Bozza. E a segno anche il libero. Brava Giulia. Lavaroni. Salvador. Usa il gomito contro il corpo di Martina Rosati. Ma l'arbitro Cotugno vede il fallo della difesa. Salvador 1-2. De Grassi per Eva Battistel in contropiede. ABF a meno 2. Lavaroni. Semigancio. Paul.
Salvador, Alice Paul, semigancio Stitico e finiscono i 24 secondi. Chiara Croce in palleggio, non si capisce con Rosati. ABF ancora non pervenuta. Toniuti, poi tiraccio della numero 6, defendi. Croce, Battistel, Giulia, grande assist, perde Grassi. Che bello rivedere Giulia Furlan sul parquet, che bello. Questo valeva il prezzo del biglietto, questo assist schiacciato per la De Grassi valeva il prezzo del biglietto. Che bello. Che bello rivedere la Giulia sul parquet. Chiara Croce, De Grassi, Giulia si gira, viene stoppata. Salvador, l'idea era buona, l'idea di Bressan era buona, ma il passaggio era impreciso, ma l'idea era buona. Croce, vede molto bene Martina Rosati partire come una freccia bianca e depositare a canestro. Abi finalmente in vantaggio di 2. Intercetto di De Grassi. Job per Salvador. Tiraccio contro il tabellone. L'arbitro Cotugno vede un fallo di De Grassi, secondo fallo. E Bannello la c***a per Schuster. Salvador, anche lei 2 su 4, Schuster in palleggio. Giulia, vede Battistel, si gira, subisce fallo. Battistel 2 su 2, va quota 6. ABF a più 3. Job per Toniuti. Salvador. Poi c'è una presa. Veramente una presa da lotta greco-romana. Rosati consegna a Giulia che vede Schuster. Secondo assist al bacio di Giulia. Se non fischia, fischiate anche voi. Alzate
Toniuti trova il centro dell'area completamente libero e poi l'arbitro Di Lenardo fischia il fallo di Job. Triplo cambio per Concordia. Marpino, Fanton e Fagotto. Noemi in palleggio. Dai Noemi, sbloccati anche tu. Suster riceve in post, poi la consegna direttamente a Marpino. E l'arbitro vede il fallo di mi dicono che io non sono riuscito a vedere, mi dicono che è stato fischiato il fallo a chiara croce. Fagotto, tentativo ostacolato da Giulia. Nelle ultime azioni c'è qualche contatto piuttosto scorretto, non fischiato dagli arbitri. Blocco di Suster per Noemi. Croce entra, no, e poi commette un fallo inutile su Marpino. Chiara Croce, secondo fallo. Debora per Giulia e Battistel per Croce. Job molto lontana dal canestro. Fanton, Fagotto, no, rimbalzo e canestro di Defendi. Noemi in palleggio per Debora. Debora tenta la soluzione personale e il canestro viene annullato per infrazione di passi. Allora, aggiorniamo il tabellino, Battistel 6, Croce 2, Suster 4, Rosati 4, Furlan 3, De Grassi 2. Per Concordia Sagittaria, Fagotto 8, Marpino 3, Lavaroni 2, Toniutti 1, Salvador 2, Defendi 2. Concordia che ha segnato 4 punti nel secondo periodo, mentre la BF si è un po' svegliata, ne ha segnati 13, ma la partita resta comunque una partita povera di contenuti offensivi. Ma le due cose più belle le ha fatte Giulia Furlan con due assist al bacio, una per De Grassi e una per, credo, Battistella, non so se ricordo male, ma comunque due assist veramente belli.
Noemi in palleggio. Tenta l'entrata. E viene stoppata da Job. Debora. Entra Tona di Debora che dopo però tira una sassata contro il tabellone e poi subisce fallo. Zero su due per Debora, prende il ribalzo Rosati, Noemi prende il ferro, Fanton, slalom di Fanton, ma Schuster intercetta e va in contropiede. Fagotto, no! Recupera Fanton e Schuster commette fallo sulla numero 6, Defendi. Cossaro per Rosati. Uno su due per Defendi. Battistelli in palleggio. Marpino. Secondo fallo. Due su due per Eva, molto precisa dalla lunetta, è già quota 8. Fagotto, uno contro uno, contro Debora, alto tiraccio. E Noemi subisce fallo da Marpino. Terzo fallo. Noemi 2 su 2, ABF più 8, ABF che ha preso le redini della partita in mano. E adesso c'è un canestro fortunoso di Toniutti. Noemi, slalom, palla toccata, rimessa dell'ABF. Quasi tutti al termine del secondo periodo. Noemi e Battistel si ritrova con un fallo. A me è sembrato che la Marpino sia andata a sbattere contro la Battistel e sia caduta. Tra l'altro l'arbitro Di Lenardo adesso sulle proteste del coach Banelli ha minacciato anche di dargli un tecnico. Parte la numero 9, Pesetti e Fagotto in fila la tripla, terza tripla per Fagotto.
Noemi. Tripla di Noemi from downtown. Vediamo se si sblocca anche Noemi. Fagotto. Ma Fagotto, prima inviti la Toniuti ad andare. La Toniuti va, poi si ferma e parte il passaggio. Doveva essere un backdoor, diciamo così. Ben riuscito, invece è stato un disastro. Eva continua a segnare. Eva Battistel, l'angelo biondo, the blonde angel. Dunque, in lunetta adesso Toniuti. Zero su due, però un bel rimbalzo offensivo della numero 15 e poi Marpino da due. Questa volta Schuster subisce lei una stoppata dalla Job. Una stoppata in your face. Ah sì. Però dopo subisce fallo, va in retta e si vendica. Due su due per Schuster. Marpino in palleggio. Fagotto. Intercetto di Schuster. Toni sotto per Bozza, che trova canestro e fallo. Eh sì. Su, credo, un bel invito di Pesetti, se non ho visto male. Recupero di Job. Fagotto. No! E il primo tempo si conclude 34 a 28 per la ABF. Pubblicità. Le partite della ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti S.P.A., Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli, Pizzeria al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone. Coprivez, un'azienda viva, versatile e protagonista da più di mezzo secolo nel settore dei materiali edili da costruzione, pavimentazioni per esterni, rivestimenti in pietra ricostruita e naturale, ferramenta, utensileria, pitture, impregnanti, fai da te, legno da ardere e pellet. Marco Coprivez opera a Trieste, Gorizia, Udine ed anche nella vicina Slovenia e in Austria. Associazione di promozione sociale Basket e Razza. Opera sul territorio regionale per il sostegno e la promozione dello sport locale dei giovani, anche integrato in particolar modo nella pallacanestro. Novati e Mio SRL, da oggi centro vendita e assistenza Peugeot, vendita auto nuove e usate, officine elettrauto gommista, 100 revisioni, carrozzeria autorizzata e convenzionata con le principali assicurazioni. Monfalcone, via Colombo 13.